Torna il calcio di Serie A, torna il calcio di Serie B, torna anche Carlo Lunghi che si era perso nei corridoi di corso campione. Per un imprenditore vincente quale Cecchi Gori, l'onta della Serie B deve essere lavata al più presto e a qualunque prezzo. Lo richiede il suo animo di tifoso ferito e il suo istinto vincente. Si apre domani l'ultima settimana del calciomercato. Le trattative per i trasferimenti dei giocatori italiani si chiuderanno ufficialmente alle ore 19 del 15 luglio. Così dà il via ad una nuova campagna acquisti faraonica. Prende un tecnico vincente già di grande esperienza come Claudio Ranieri. Sono arrivato a Firenze in un momento particolare perché c'era stata la retrocessione, una retrocessione incredibile perché il girone d'andata alla Fiorentina era una delle squadre in palla, una squadra che faceva punti, erano fior di campioni, e poi invece il girone di ritorno ci fu proprio una cosa incredibile fin quando arrivò la retrocessione, per cui arrivai in un momento molto particolare, bisognava ricreare entusiasmo, bisognava prendere in mano questa squadra, ricordo appunto c'erano fior di campioni come Battistuta, come Effenberg, poi andammo a prendere alcuni giovani interessanti. Partono alcuni nomi eccellenti, Brian Laudrup, La Torre e Di Mauro. Arrivano due promesse, l'attaccante Anselmo Robbiati e il giovane portiere di sicuro avvenire Francesco Toldo, che Cecchi Gori strappa al Milan dopo delle lunghe ed estenuanti trattative. Il portiere è un altro ruolo importantissimo in una squadra, per cui parlai con il mio preparatore dei portieri e lui mi disse che c'era questo ragazzo che aveva fatto molto bene nel Ravenna, questo Toldo, aveva 20-21 anni e ci fidammo di lui, un ragazzone schietto, è un ragazzo molto molto aperto, sincero, leale e ci entusiasmò subito, prese subito per mano la squadra, lui con quella sua aria tranquilla, tanto che lo stimolavamo ad essere più forte, più grintoso, perché grosso com'era doveva incutere rispetto ai propri compagni ma anche agli avversari. Poi nulla. Il primo si riporta a casa, la squadra per lo scudetto. Il Pool Sportivo, in collaborazione col GR1, presenta... Molto molto bello, grandissimo, primo Robbiati, va a destra, faccia destra, sapete andare di nuovo Robbiati, se segue il gol, Dati, passaggi in mezzo Robbiati, e gol, ed è 3-0, gol della Fiorentina ed è 3-0. Ancona Vicenza 0-0, Cosenza Palermo 1-0, Fiorentina Venezia 4-0, Fiorentina Padova e Cosenza 4 punti, a 3 punti ci sono Lucchese e Andrea Ascoli. Direi che oggi come oggi sul piano del gioco la Fiorentina ci è nettamente superiore, quindi dobbiamo solo inchinarsi alla superiorità dell'avversario e dire bravi Viola. Era una partita importante per iniziare bene davanti al nostro pubblico, ci siamo riusciti, merito dei ragazzi che si sono applicati in un pressing asfissiante. La Fiorentina inizia il campionato di B con tutte le difficoltà che incontra una nobile decaduta. La Serie B è questa, tutti ti aspettano al varco e il campionato è difficilissimo, proprio perché parecchi giocatori non ci hanno giocato. Ci aspettano, ogni partita viene interpretata, come ha detto il Presidente, naturalmente con il coltello tra i denti, perché cercano di non lasciarci nessuno spazio. Ma la squadra di Ranieri non si fa intimorire dalle asprezze della serie cadetta e gioca un campionato di B da protagonista e domina il torneo. Battistuta segna la bellezza di 16 reti. Napoli, Roma e Terza. Per la prima volta compare la Pay TV. Trasmetterà in diretta solo per gli abbonati una partita di campionato nel posticipo serale. È il primo passo verso la rivoluzione televisiva del calcio.
Intanto splendida accoglienza della curva Fiesole per l'ingresso in campo delle squadre, ma tutto lo stadio sta incorniciando le due formazioni con dei bellissimi fumogeni bianchi e viola, i colori della società Gigliata. Una Fiorentina che è scesa nel purgatorio della Serie B per tutta una serie di incomprensioni. L'arbitro avrebbe dovuto forse estrarre ancora il cartellino giallo, c'è calcio di rigore, calcio di rigore, fallo su Robbiati all'ottavo minuto del primo tempo. Vedete la gioia di Spadino Robbiati, c'è Piovanelli su di lui, il fallo però è di Bonometti. Fischia l'arbitro, parte Batistuta ed è gol! Fiorentina in vantaggio, Batistuta si presenta così. Attenzione, battuta ancora una volta velocemente, Capioli questa volta, per Orlando, Robbiati, ancora per Orlando, che entra in area, affrontato da Mezzanotti. Abbiamo giocato con le geometrie giuste e con la voglia giusta, per cui il gol che abbiamo subito non ci ha scioccato, abbiamo continuato a giocare e poi nel secondo tempo ci sono state quelle belle azioni, Robbiati, Effenberg e quella di Battistuta. La stagione della Fiorentina in Serie B nel 93-94 inizia con la decisione della società di trattenere Battistuta e Effenberg. Oltre a te arrivano tra gli altri Robbiati e Toldo. Quindi non era in Serie B? Era Serie A tutti gli effetti, perché poi con quella squadra il campionato vincemmo già a marzo, era già vinto, era facile, facilissimo. Incontenibile Batistuta, autore di una tripletta. Il primo gol arriva su angolo di Robbiati, perentorio il colpo di testa dell'argentino. Sarà un caso, ma il Pisa va in barca. Segna Effenberg su delizioso assist di Robbiati, poi si scatena nuovamente Batigol. La terza rete giunge al 57esimo. Gli ospiti non reagiscono più, Battistuta sì, magistrale l'ultima realizzazione. Il Pisa finisce in 10, Fulto Susic, la Fiorentina in trionfo da un pubblico di Serie A. Ranieri, che regole dà al gruppo? Il gruppo per lui è sacro, non esistono star, non esistono stelle, Battistuta forse era l'unico che aveva qualche privilegio, giustamente. Però lo sta dimostrando anche in altre parti, ha privilegiato sempre il gruppo e sta la sua forza, ecco, quella di avere un gruppo sempre compatto. Bacchelli può avanzare, Bacchelli va a portare, Bacchelli, tira Bacchelli, gol, 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 la Fiorentina 1-0! Riuscì anche a sopperire spesso all'assenza di Battistuta, quell'anno fece un sacco di viaggi in Argentina per le qualificazioni mondiali e riuscì anche a domare uno spirito ribelle come era quello di Effenberg, che gli tolse la fascia da capitano. Effenberg come si adattò al campionato di Serie B? Lui era molto restio a scendere di categoria? Male, si è adattato male, grande giocatore però grande personalità, andava spesso per fatti suoi. Lo ripeto, noi vecchi che dobbiamo dare l'esempio, invece l'esempio non l'abbiamo dato, e grazie ai giovani che facciamo un buon campionato. Effenberg era un giocatore recalcitrante in assoluto, cioè era uno che non accettava un ordine, un regolamento, era uno che badava non a se stesso, ma aveva un suo modo di intendere il gioco. Effenberg è stato per me uno dei più grandi centrocampisti d'Europa. Tant'è vero, poi andò via dalla Fiorentina e vinse la Champions League col Bayern. L'avventura nel campionato cadetto è segnata però da un avvenimento che sconvolge tutta Firenze e non solo. Il 5 novembre si spegne Mario Cecchigori, un uomo che aveva dato tutto per la sua Fiorentina. La sua scomparsa fu un momento tristissimo, ricordo che stavamo facendo allenamento ai Campini, i campi che sono proprio vicino al Franchi, allo stadio, e venne il direttore sportivo Cinquini e mi chiamò da parte e mi disse: guarda che è venuto a mancare il presidente.
Io quello morte nel cuore ritornai dalla squadra, non dissi nulla, finì l'allenamento perché sapevo che lui era un grande lavoratore e non me la sentì di bloccare subito l'allenamento, finì il lavoro perché dico avrebbe voluto così, avrebbe voluto che la squadra continuasse a lavorare, a giocare, a allenarsi, tutte queste cose qui. E poi finito l'allenamento radunai i ragazzi e gli dissi della scomparsa, per cui fu una cosa, uno shock per tutti quanti noi, perché era una persona di un carisma incredibile. Stare con lui, stavi ore e ore ad ascoltarlo perché ti raccontava di mille aneddoti, di mille storie, e te le faceva vivere. Era una persona incredibile che aveva conosciuto molte persone, non soltanto attori, ma proprio molte personalità. Era un piacere stare con lui. Per i tifosi, Marione, così come amavano chiamarlo, rappresentava l'unica speranza per poter rivedere una grande fiorentina, e ora anche questa se n'era andata via con lui. Una folla commossa partecipa il 6 novembre ai suoi funerali. Allo stadio l'ex curva Ferrovia viene chiamata in suo onore Curva Marione. Le redini della società passano ora al figlio Vittorio, che affida la presidenza onoraria alla mamma Valeria. Le differenze sono state poche perché c'era sempre questa simbiosi tra padre e figlio, per cui cambiò poco e nulla. Diciamo che la squadra e la società era gestita benissimo, c'erano delle persone in gamba che riuscivano a mandare avanti tutta la società. Nello staff dirigenziale viene richiamato Giancarlo Antonioni. L'impatto con la famiglia Cecchigori è stato subito positivo, soprattutto con la mamma del presidente, la moglie di Mario Cecchigori, perché lei, sempre essendo fiorentina, sempre stata tifosa della Fiorentina, e quindi io per lei ero il capitano. Ed ora la classifica della Serie B, Fiorentina 41. È troppo forte questa Fiorentina. Buonasera, è la domenica sportiva numero 2045. Ed è la domenica sportiva. I viola giocano e divertono, e a fine stagione la Fiorentina con 50 punti si aggiudica il campionato e viene promossa in Serie A. Per affrontare degnamente la Serie Maggiore, Vittorio Cecchigori compie una sontuosa campagna acquisti. Ceduti in faccenda Bruno ed Effenberg, prende uno dei giocatori che più aveva impressionato ai mondiali del 1994 negli Stati Uniti, Manuel Rui Costa, il primo portoghese della storia della Fiorentina. Rui Costa, devo dire che si ambientò immediatamente nel clima cittadino, prese proprio a cuore le vicende del tifoso, tanto che si integrò in maniera stupenda, prese quella maglia numero 10 che era di Roberto Baggio, altro campione indimenticabile da parte dei tifosi fiorentini. Il giocatore ha un grande talento e a Firenze viene accolto con grande gioia ed entusiasmo. La nuova Fiorentina di Ranieri, Battistuta e Rui Costa emoziona i tifosi, che dopo il buio rivedono la luce e ricominciano a sognare. È tutto per lo sport del TG1, vi ringrazio dell'attenzione e arrivederci a domani.